Ciao, continua il nostro giro qui al Mobile World Congress 2015 di Barcellona e ci siamo fermati allo stand di Nokia, perché come potete vedere qui di fianco a me ho il nuovo Nokia N1. Si tratta del primo prodotto che l'azienda finlandese ha lanciato dopo l'acquisto della sua divisione mobile da parte di Microsoft. Un prodotto molto chiacchierato, molto discusso per le specifiche tecniche, per il prezzo, soprattutto probabilmente per il design, perché come potete vedere è veramente molto simile all'iPad, e in realtà le somiglianze con l'iPad non le troviamo solo nel design, ma anche in una delle aziende che va poi a produrre fisicamente questo terminale, perché questo device è prodotto da Foxconn. Eccolo qui quindi Nokia N1. Come potete vedere immediatamente, una delle cose che ci colpisce di più è l'aspect ratio dello schermo. Abbiamo un 4 terzi con una risoluzione di 1536 pixel per 2048 che danno su questi 7,9 pollici di diagonale una buona densità. Parliamo di 324 ppi, dovrebbe essere più che abbastanza per fruire in maniera agevole dei vari contenuti multimediali che abbiamo a disposizione. Non male anche il resto del comparto hardware, perché troviamo per esempio un processore Intel Atom, nello specifico il modello Z3580, che ha i 4 core settati a 2,3 GHz, che coadiuvati da 2 GB di memoria RAM e da 32 GB di memoria interna ci permettono comunque una discreta navigazione. Io ho notato che il terminale è abbastanza fluido, anche se nella navigazione internet qui non si è dimostrato velocissimo, però potrebbe anche essere colpa della rete che non è ottimale. Non ho notato comunque grossi lag. Una cosa che mi ha colpito immediatamente è il launcher, probabilmente molti di voi lo sapranno. Abbiamo a bordo di questo device lo Z Launcher, vedete che l'impostazione anche delle notifiche è leggermente differente. Una delle particolarità principali dello Z Launcher, la navigazione, la ricerca tramite iniziali. Io voglio cercare un'applicazione che inizia con la P, disegno sullo schermo una P, disegnata anche male però l'ha capita, e mi dà tutte le app che iniziano con la P che io ho a disposizione. Interessante questa scelta da parte di Nokia e da parte di Foxconn di introdurre questo launcher alternativo, che cambia comunque un po' l'esperienza d'uso. Un ultimo dettaglio che sicuramente mi ha colpito, a parte il resto del comparto hardware, fotocamere da 2 e 5 megapixel che non sono niente di straordinario ma sono discrete, poi anche la connettività wifi a BGNAC, abbiamo DLNA, Bluetooth 4.0, insomma un buon reparto di connettività ma niente di speciale. Una cosa che mi ha colpito molto è la presenza di una porta USB 2, micro USB 2.0 Type-C. Quindi, come potete vedere, qui ho un connettore per farvi un esempio, si tratta del Type-C, quello reversibile. Io metto il connettore di qua, entra, metto il connettore di qua, entra. Un altro dettaglio che probabilmente molti diranno essere preso a piene mani dal Lightning di casa Apple, però io devo dire che quando si vanno a prendere gli elementi di altri che funzionano, ben venga. Questo era il tablet Nokia N1 per readball.com. Un saluto da Gianluca Cirignano.